Io ho accolto con molto piacere l'invito da parte del distretto Nuovi Materiali, appunto, di partecipare al loro progetto, perché nell'ambito della Regione Toscana mi occupo della revisione di medio periodo insieme all'autorità di gestione. E in particolar modo, partendo da un percorso precedente che era stato fatto dai distretti, volevamo testare, rispetto alle roadmap decise a suo tempo, le roadmap nuove, come si stavano evolvendo e quali erano gli elementi di forza del distretto stesso. Questo per noi è particolarmente importante, soprattutto sul tema dell'attrazione investimenti, perché capire qual è il potenziale da parte di un distretto in termini tecnologico significa anche un buon biglietto da visita nei confronti di investimenti esteri che possono arrivare. Quindi, il progetto e partecipare a un progetto Interreg che reputo, io da sempre sono una grande sostenitrice dei progetti Interreg perché sono un momento di confronto anche fra varie amministrazioni, l'ho reputato un momento fondamentale per poter appunto confrontare il percorso che la Regione Toscana stava facendo, in particolar modo per quanto concerne le attività del distretto di nuovi materiali rispetto a altre esperienze in Europa, perché proprio dallo scambio e si può apprendere come indirizzare meglio questo percorso oppure come poter ottenere migliori risultati in questo senso. Per cui questo è stato per me fondamentale anche per ritornare e portare il mio feedback nell'ambito dell'amministrazione e capire come poter meglio orientare la strategia di medio periodo.